È stata una grande emozione avere visto dei posti dove San Francesco è stato veramente, si respira un'area francescana, un'area religiosa e soprattutto un'area umana. Ecco, su questo credo che è stata tutta la mia emozione, ma credo di tutti i miei concittadini che oggi sono venuti qua. Oggi anche una delegazione appunto di concittadini di Chiusi della Verna è venuta qui a visitare Greccio, potrà essere la prima occasione di tante? Certo, questa sarà una delle tante che ci impegneremo, anzi ci daremo anche un calendario annuale per ritornare anche a Greccio con la nostra gente, perché Greccio credo che sia veramente il completamento della nostra visione dalla Verna verso San Francesco. Messo nero su bianco quello che la storia già di per sé stesso ci aveva preparato. Devo anche alla cortesia del sindaco Tellini, del sindaco di Chiusi della Verna, l'aver potuto interpretare appieno questo desiderio delle nostre popolazioni di poter essere da oggi in poi effettivamente le due facce di una medaglia, di poter percorrere un tragitto insieme. L'elemento primario è quello della capacità di provare emozioni fra esseri umani, quindi secondo me quello è proprio la base di ogni tipo di ragionamento. Poi il desiderio, a partire dalle scuole come dicevo, di poter far sapere ai giovani che c'è un posto che si chiama Chiusi della Verna, che come noi ha condiviso la figura importante di Francesco di Assisi, ed essere poi capaci di interpretare appieno il concetto di predicare, predicare nella stessa direzione.